Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni, divina volontà, a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia divina Maria, ti amo nella divina volontà, Regina Immacolata, Celeste Madre mia. Vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi fra le tue braccia, per chiederti i sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto la tua mano materna guidare tutto l'essere mio affinché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Ciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 19, 22 agosto 1926. Gli atti fatti nel volere supremo prendono l'immagine delle qualità divine. Che significa essere capo di una missione? Mi sento come immersa nel volere eterno del mio adorabile Gesù e faccio quanto più mi è possibile il mio giro per tutta la creazione, per fare compagnia a tutti gli atti che la divina volontà opera in essa. Ma mentre ciò facevo, il sommo ed unico bene si faceva vedere nel mio interno, che guardandomi tutta numerava uno per uno tutti gli atti miei e si rimetteva d'intorno a sé per goderseli. E dopo mi ha detto: «Figlia mia, sto facendo la numerazione di tutti i tuoi atti per vedere se giungono al numero da me stabilito. E siccome la mia volontà racchiude tutte le qualità divine, ogni tuo atto fatto in essa prende l'immagine di una qualità suprema. Guardali come sono belli. Chi possiede l'immagine della mia sapienza, chi l'immagine della bontà, chi l'amore, chi la fortezza, chi la bellezza, chi la misericordia, chi l'immutabilità, chi l'ordine. Insomma, tutte le mie qualità supreme. Ciascun tuo atto prende l'immagine distinta, ma si rassomigliano fra loro, si armonizzano, si danno la mano e formano un atto solo. Com'è bello l'operato della creatura nella mia volontà. Non fa altro che produrre immagini divine,
ed io mi diletto di circondarmi di queste mie immagini per godere nella creatura i frutti delle mie qualità. E le do virtù di riprodurre altre mie immagini divine, in modo di voler vedere copiato, suggellato l'essere supremo. E perciò ho tanto interesse che la creatura faccia la mia volontà e vive in essa, per ripetere le opere mie. Dopo di ciò stavo pensando fra me, com'è dura la privazione del mio dolce Gesù? Si sente la vera morte dell'anima e succede come al corpo quando parte l'anima che mentre possiede le stesse membra, esse sono svuotate della vita, sono inerti, senza moto e non hanno più valore. Così mi sembra la mia piccola anima senza Gesù, possiede le stesse facoltà ma svuotate di vita. Partito Gesù è finita la vita, il moto, il calore, perciò la pena è straziante e indescrivibile e imparagonabile a qualunque altra pena. Ah, la mamma celeste non soffrì questa pena perché la sua santità la rendeva inseparabile da Gesù e perciò non restò mai priva di lui. Ma mentre ciò pensavo, il mio amato Gesù si è mosso nel mio interno dicendomi: figlia mia, tu ti sbagli. La privazione di me non è separazione, ma dolore. E tu hai ragione col dire che è più che mortale. E questo dolore ha virtù non di separare, ma di congiungere con legami più forti e più stabili l'unione inseparabile con me. Non solo, ma ogni qualvolta l'anima resta come priva di me senza sua colpa, io risorgo di nuovo per lei a nuova vita di conoscenze, facendomi più comprendere, di nuovo amore, amandola di più, e di nuova grazia per arricchirla e abbellirla. Ed essa risorge a nuova vita divina, a nuovo amore, a nuova bellezza, perché è giusto. Soffrendo l'anima pene mortali, la sua vita viene sostituita con nuova vita divina. Se ciò non fosse, mi farei vincere dall'amore della creatura, ciò che non può essere. E poi non è vero che la sovrana regina non restò mai priva di me. Inseparabile mai, ma priva sì. Né ciò pregiudicava all'altezza della sua santità, anzi, la accresceva. Quante volte la lasciai nello stato di pura fede, perché dovendo essere la regina dei dolori e la madre di tutti i viventi, non poteva mancarle il fregio più bello, la gemma più fulgida, che le dava la caratteristica di regina dei martiri e madre sovrana di tutti i dolori. Questa pena di essere lasciata nella pura fede la preparò a ricevere il deposito delle mie dottrine, il tesoro dei sacramenti e tutti i beni della mia redenzione. Perché essendo la pena più grande la mia privazione, mette in condizione l'anima da meritare di essere la depositaria dei doni più grandi del suo creatore, delle sue conoscenze più alte e dei suoi segreti. Quante volte non l'ho fatto per te? Dopo una mia privazione ti ho manifestato le conoscenze più alte sulla mia volontà e con ciò venivo a renderti depositaria non solo delle sue conoscenze, ma della stessa mia volontà. E poi la sovrana regina, come madre, doveva possedere tutti gli stati d'animo, quindi anche lo stato di pura fede, per poter dare ai suoi figli quella fede irremovibile che fa mettere il sangue e la vita per difendere ed attestare la fede. Se non lo possedeva questo dono della fede, come lo poteva dare ai suoi figli? Detto ciò è scomparso, ma la mia mente voleva pensare tante cose strane, forse anche spropositate, e mi sforzavo di fare i miei atti nell'adorabile volontà di Dio, ma mentre ciò facevo, pensavo tra me. Se il vivere nel regno supremo della volontà divina richiede tanta attenzione, tanti sacrifici, saranno pochissimi quelli che vorranno vivere in un regno così santo. E il mio dolce Gesù, ritornando, mi ha detto: figlia mia, chi è chiamato come capo di una missione deve abbracciare non solo tutte le membra, ma deve reggerle, dominarle, costituirsi vita di ciascuna di esse.
mentre le membra non danno vita al capo né fanno tutto ciò che fa esso, ma ciascuna il suo ufficio. Così chi è chiamato come capo di una missione, abbracciando tutto ciò che si conviene per poter svolgere il compito affidatogli, soffrendo più di tutti e amando tutti, prepara il cibo, la vita, le lezioni, gli uffici, a seconda della capacità di chi vorrà seguire la sua missione. Ciò che è necessario a te, che devi formare l'albero con tutta la pienezza dei rami e la molteplicità dei frutti, non sarà necessario a chi deve essere solo ramo o frutto. Il loro compito sarà di stare incorporati all'albero per ricevere gli umori vitali che esso contiene, cioè farsi dominare dalla mia volontà, non dando mai vita al proprio volere in tutte le cose, sia interne che esterne. Conoscere la mia volontà e riceverla come vita propria per farle svolgere la sua vita divina. Insomma, per farla regnare e dominare da regina. Così, figlia mia, chi deve essere capo conviene che soffra, che lavori e che faccia lui solo tutto ciò che gli altri faranno tutti insieme. È ciò che feci io, perché capo della redenzione, posso dire che feci tutto per amore di tutti, per dar loro la vita e metterli tutti in salvo, come pure la Vergine Immacolata, perché madre regina di tutti, quanto non soffrì, quanto non amò ed operò per tutte le creature. Nessuno può dire che ci ha raggiunti, tanto nel patire quanto nell'amare. Al più ci somigliano in parte, ma a raggiungerci nessuno. Ma con l'essere stati a capo di tutti, tanto io quanto la sovrana regina, racchiudevamo tutte le grazie e tutti i beni. La forza stava in nostro potere, il dominio era nostro. Cielo e terra ubbidivano ai nostri cenni e tremavano innanzi alla nostra potenza e santità. I redenti hanno preso le nostre briciole ed hanno mangiato i nostri frutti, si sono sanati con i nostri rimedi, si sono rinvigoriti con i nostri esempi, hanno imparato le nostre lezioni, sono risuscitati a costo della nostra vita e se sono stati glorificati è stato in virtù della nostra gloria. Ma il potere è sempre nostro, la sorgente viva di tutti i beni scaturisce sempre da noi. Tanto è vero che se i redenti si allontanano da noi, perdono tutti i beni e ritornano malati e poveri più di prima. Ecco che significa essere capo. È vero che si soffre molto, si lavora assai, si deve preparare il bene a tutti, ma tutto ciò che si possiede oltrepassa tutto e tutti. C'è tale distanza tra chi è capo di una missione e tra chi deve essere membro, da potersi paragonare il capo al sole, il membro alla piccola luce. Perciò ti ho detto tante volte che la tua missione è grande, perché non si tratta della sola santità personale, ma si tratta di abbracciare tutto e tutti e preparare il regno della mia volontà alle umane generazioni. Dopo ciò stavo seguendo gli atti nel volere supremo, i quali tutti si convertivano in luce e formavano un orizzonte di luce smagliante che formava nubi d'argento vivo. E dove penetrava questa luce, tutto si convertiva in luce. Teneva il potere, la forza di svuotare tutto per riempire tutto della sua luce fulgidissima. E Gesù ha soggiunto: figlia mia, non c'è cosa più penetrante della luce. Essa si spande ovunque con una rapidità incantevole, portando i suoi benefici effetti a tutti coloro che si fanno investire da essa. La luce non si nega di fare il suo bene a nessuno, siano persone, sia terra, sia acqua, sia pianta o altro. La sua natura è di illuminare e di fare del bene e perciò non lascia indietro nessuno, porta a tutti il suo bacio di luce e gli dona il bene che contiene. La mia volontà è più che luce. Essa dovunque si spande e porta il bene che contiene e gli atti fatti in essa formano l'atmosfera d'oro e d'argento che ha virtù di svuotare tutte le tenebre della notte e dell'umana volontà e con la sua luce benefica porta il bacio dell'eterno volere per disporre le creature a voler venire nel regno del Fiat Supremo. Ogni tuo atto fatto in esso è un orizzonte nuovo che fai sorgere all'occhio dell'intelletto umano per fargli sospirare la luce del bene che possiede la mia volontà. Figlia mia, per preparare questo regno ci vuole il lavoro, ci vogliono le leggi celesti, che sono leggi tutte d'amore. In esso non entreranno le leggi di timore, di pena, di condanna, perché le leggi d'amore della mia volontà saranno amichevoli, filiali, di reciproco amore tra creatore e creatura, sicché i timori, le condanne, non avranno vigore né vita. E se
ci sarà qualche sofferenza, sarà piena di trionfo e di gloria. Perciò sii attenta, perché si tratta di far conoscere un regno celeste, di manifestare i suoi segreti, le sue prerogative, i suoi beni, per allettare le anime ad amarlo, a sospirarlo e a farle prendere il possesso. Bene, questo lungo brano del 22 agosto è fondamentalmente, come abbiamo visto anche un po' ascoltando il titolo, suddivisibile in alcune parti distinti. No? Nella prima Gesù torna sul discorso del giorno precedente, quindi del suo precedente intervento, sulla importanza degli atti compiuti nella divina volontà. Poi affronta il tema della privazione, tema molto importante, e spiegando bene cosa essa è, cosa produce e come anche la Madonna, che se ne pensi, fu privata non poche volte di Gesù, conoscendo quello che Gesù chiama il più grande dolore che possa esistere sulla vita, nella vita terrena. Questa è una rivelazione che oggi abbiamo. Ecco, infine Gesù fa un discorso molto importante per chi, come dire, occupa posizioni di una qualche responsabilità, sul cosa significa essere capo. Ma Gesù ha detto nel Vangelo, non è altro questo che un approfondimento del brano del Vangelo: a chi molto fu dato, molto sarà chiesto, ma a chi fu affidato molto, sarà richiesto molto di più. Quindi, Luisa ha dovuto compiere una vita estremamente sacrificata, completamente assorbita, assorta dall'attenzione ininterrotta nel compiere gli atti. Perché? Perché per mezzo suo doveva realizzarsi, come dire, una tappa fondamentale, doveva mettersi una pietra miliare nel regno della divina volontà. D'accordo? Quindi Gesù gliel'aveva detto tante volte: tu c'hai una missione particolare, non è solo santità personale. Sto cominciando la meditazione dalla fine, poi andiamo al ritroso. Ma qui si tratta di operare per il bene di tutti. Certo, si farà più fatica, costerà più sacrificio, costerà più dolore, ma riceverai anche molto di più. Quindi Dio fa sempre così. Chi vuole molto dal Signore, chi desidera, vuole, insomma, sappia che per molto avere, molto bisogna dare. Molto bisogna soffrire. Gesù questo lo ha insegnato nel Vangelo. Questa, attenzione, questa è una legge evangelica, eh? Non ci si vada a nascondere o a illudere dietro le sciocchezze tipo: ah, ma tanto Dio è buono, ma tanto Dio è misericordioso. Certo che Dio è buono e misericordioso, ma le sue grazie, i suoi doni, Dio li dà a chi si mette in condizione di riceverli, a chi si dispone, quindi, e cioè a chi gli dà molto. E Gesù dice di Maria Maddalena, quando dinanzi a Simone il fariseo, no? E le sono perdonati i suoi molti peccati perché ha molto amato. Quindi quell'amore ardentissimo e che ha sfidato, diciamo così, le convenzioni del tempo, cioè tornare su quella pagina evangelica è sempre, cioè noi non ci rendiamo conto, insomma, no? Cioè, una donna come Maria di Magdala, insomma, che non dico che era una escort, ma era, cioè, una bella donna che si dava la bella vita, ma senza nessun tipo di remora, insomma, no? Quindi proprio l'immagine proprio classica, oggi ce ne sono in giro quante ne vogliamo, no? Proprio di donna seduttrice, di donna dissoluta, ecco, era questa, era piena di soldi, insomma, e bellissima donna, quindi una fata di tutti i colori.
Ma è andata a sfidare ogni convenzione, è andata a fare atto di pentimento pubblico e assai impegnativo, insomma, assai forte ai piedi di Gesù. Piangere sui suoi piedi, lavati i piedi con lacrime, insomma, no? Li asciugati con i capelli, insomma, il simbolo proprio della vanità femminile e della seduzione femminile, no? Diciamo che le donne, questi capelli, ricordo quando ero giovane che mi devo lavare i capelli, era proprio la, cioè, per una donna mi devo lavare i capelli, è un evento storico, insomma, no? Quindi è... E poi li bacia, insomma, davanti a tutti. E Gesù dice, ha fatto questo? Bene, per questo lo sono perdonato i suoi molti peccati. Dice, hai visto lei cosa ha fatto per me? E dice a Simone, tu che hai fatto per me? Mi ha manco dato un bacio quando sono arrivato. Non mi ha manco dato un pochino d'acqua per lavarmi i piedi. A quei tempi era, come dire, era usanza ordinaria, no? E era qualche cosa di ovvio, perché le calzature dell'epoca erano aperte, si viaggiava a piedi, non c'erano le strade asfaltate, insomma, no? Quindi era anche molto molto imbarazzante trovarsi, insomma, con i piedi scoperti e completamente impolverati o sporchi o infangati addirittura, no? Quindi purtroppo la vita terrena presenta a volte delle realtà molto, molto crude. E quindi era proprio un gesto ovvio, insomma, no? Che arriva un ospite e tu gli presenti una bacinella, non so come facevano, insomma, ci sarà stato un luogo riservato, non lo so, insomma, no? Ma so che tutte le fonti sono concordi in questo, no? Era un gesto ovvio di cortesia, quello non aveva fatto manco questo. E quindi il che ci fa comprendere, anche se è un dettaglio, insomma, non così importante, ma quindi che... Capiamo, no? Forse se quello non gli aveva dato la bacinella dell'acqua per lavargli i piedi, cioè forse non era soltanto, come dire, un gesto amorevole, forse proprio davvero proprio le lacrime gli hanno proprio lavati, insomma, gli hanno proprio hanno avuto l'effetto di astergere dalla polvere che c'era, insomma, no? Quindi è stato proprio un bagno. Quindi adesso ho indugiato un po', ecco, perché questo ce lo dobbiamo mettere bene in testa. Quindi è certo che per la sua misericordia e la sua bontà Dio ha creato ogni essere umano e per quanto sta in lui vuole che tutti siano salvi, dice San Paolo, e aiuti e arrivino alla conoscenza della verità. Qui ci siamo. Ma per quanto riguarda i suoi doni, tu riceverai tanti doni, io riceverò tanti doni dal Signore. Quanto è il mio amore non solo affettivo ma effettivo per lui, tanto quanto io faccio per lui. Dio ti guarda, Dio ci guarda, dice. Cosa fai tu per me? Cosa mi doni? Cosa mi offri? Questo? Benissimo, lo accolgo. E poi vedrai quello che ti darà in cambio. Dio paga sempre, eh? Quindi, ripaga sempre. Non si lascia vincere in generosità. La Madonna poi diceva a San Luigi, per un uovo da un bove, no? Quindi, provare per credere. Però, attenzione che questo è importante, che nella meditazione ci si fissi nel nostro cuore. Perché le nostre offerte, i nostri sacrifici volontari, le nostre opere di virtù, le nostre pratiche di perfezione hanno questa conseguenza. A chi ha sarà dato, quindi cresce la grazia, crescono le consolazioni, crescono i doni. Lui sa, non è che ha visto Gesù e ha avuto la grazia del matrimonio mistico così, d'accordo, semplicemente perché Gesù dice, beh, io ho scelto te, quindi questo sarà, punto e basta. Certamente che c'è una elezione divina. Ma quella donna si è messa in condizione di poterla onorare, questa lezione divina. Altrimenti non sarebbe successo tutto quello che è successo. Bene, detto questo, torniamo indietro e andiamo a rimeditare gli atti. Gesù dice una cosa importante. Sto facendo la numerazione di tutti i tuoi atti per vedere se giungono al numero da me stabilito. Vedete il numero? Questa è un'altra cosa che specialmente oggi, dinanzi a certi andazzi, dobbiamo tenerlo presente. Allora, facciamo qualche esempio. Santa Monica, per ottenere la conversione del figlio Sant'Agostino, ci ha messo 30 anni di preghiere, di lacrime e di sante messe e sante comunioni offerte.
30 anni. Questo è un dato di fatto. Quindi che significa? Significa, se si può usare questa espressione, che la conversione di Sant'Agostino, quello che Dio aveva stabilito, è che costava, tra virgolette, 30 anni di preghiere, messe, comunioni, sacrifici e suppliche della madre. Punto. E se la madre si fosse fermata a 20 anni, se basta, non ce la faccio più, tanto sto figlio ormai non ci riesco a fare niente, basta. Non avremmo avuto un santo, un dottore della Chiesa. Non possiamo pensare altro che questo. D'accordo? Certo che a Dio tutto è possibile, ma noi dobbiamo stare ai fatti, così come sono stati. Pensiamo all'incarnazione, questo Gesù lo dice negli scritti, no? L'incarnazione, se sono voluti 2000 anni, più la chicca finale data dalla Madonna, di gemiti, suppliche, Signore manda il Messia, profeti, Antico Testamento, alleanza di Abramo, di Noè, tutta, 2000 anni, e se non arrivava la Madonna, ecco, così come ha fatto Luisa con la Divina Volontà, a fare l'exploit finale, cioè a fare da sola molto di più di tutto quello che era stato fatto nei 2000 anni precedenti, ma il Verbo non scendeva sulla terra. Lo ha detto lui, lo ha spiegato lui. Allora, se Luisa non avesse fatto, come invece ha fatto, bene tutto quello che doveva fare, noi oggi non staremmo ad ascoltare questa meditazione, io non starei a condividerla. Questo è sicuro, questo qui. Ora, sappiamo, no? Luisa è capo, tra virgolette, quindi aveva una missione anche per gli altri, ma anche per noi sono numerati i nostri atti, tutti numerati. Cioè, adesso non è che vuole fare la psicosi, ma quando moriremo, tu al giorno della tua morte, questo bisogna pensarci nella meditazione, quanti rosari hai detto? 0? 10 in tutta la vita? O 100.000 rosari? 100.000 sono tanti, insomma, però se uno supponiamo recita, facciamo un po' di conti, no? Di rosari intero al giorno sono 4 corone. Per 30 giorni, quanti sono? 120 al mese. Per 12, quanti sono? Se sono 120 al mese, 12 per 12 fa 244. Quindi sono 2.240 l'anno, in 10 anni sono 20.000 rosari, in 50 anni sono 100.000 rosari. Sono conti proprio, cioè, quindi è la stessa cosa, secondo noi, arrivare in paradiso con 100.000 rosari detti, oppure averne detti 10. La meditazione sarà fare queste domande, io non rispondo, È la stessa cosa aver partecipato a 20.000 messe oppure 2.000. È la stessa cosa aver fatto 5.000 digiuni o 50 in tutta la vita. Sto dicendo le cose, insomma, che mi vengono in mente. È la stessa cosa aver dato 300.000 euro in tutta la vita, supponiamo, di elemosine. Le elemosine nostre sono tutte contate, Ogni centesimo che noi diamo sta tutto quanto depositato e i conti li tiene il nostro Signore, non si sbaglia, è nella banca del cielo. Ma è la stessa cosa presentarsi al Signore con 300.000 euro di elemosine fatte o con 3.000 euro in tutta la vita? Non è la stessa cosa. È la stessa cosa aver fatto una montagna di atti nella Divina Volontà, quindi averla chiamata, aver fatto un sacco di giri, un sacco di fusioni, un sacco di atti attuali, atti preventivi, tutto quello che preghiera nella Divina Volontà, insomma, tutto quello che vogliamo, giretti piccoli e grandi, fusioni estemporanee o fusioni profonde, averlo fatto, oppure mai. Non è la stessa cosa. Cioè, i numeri sono importanti, ma Dio non è un notaio, Dio non è un calcolatore, non è che sta con la... Non diciamo sciocchezze, insomma, come dire, discorsi, diciamo così, molto molto umani, basati sul nostro sentire e ragionare comune. La numerazione di tutti i tuoi atti la sto facendo per vedere se giungono al numero da me stabilito. C'è un numero di atti
c'è un numero di rosari, un numero di messe, che il Signore ha stabilito per noi, che tu lo devi raggiungere, lo devi prima che muori, senza che ti faccia venire l'ansia, senza che questo ti faccia, ti metta in agitazione e preoccupazione, compresi gli atti nella divina volontà, perché tutti noi concorriamo all'avvento del regno della divina volontà con gli atti che compiamo, perché fino a quando non si arriverà fino all'ultimo atto necessario che Dio ha stabilito, quanti miliardi sono, e che ne sappiamo, ma è come per l'incarnazione, fino a quando questo non sarà compiuto, il regno della divina volontà non scende sulla terra. Ci sarà qualche anima che vive in esso, sì, ma non il regno della divina volontà promesso proprio dal e invocato da noi col Padre nostro. Quanti Padre nostri ne saranno detti da quando Gesù l'ha insegnato fino a oggi? Ma chi è capace di contare? Quanti trilioni di triliardi di Padre nostri si saranno detti? Quanti? Eppure il regno della divina volontà ancora non c'è sta. Un'ultima cosa, questo riguarda più chi ha avuto esperienze forti, no? Luisa e la Madonna c'erano la presenza straordinaria di Gesù. Vale anche mutatis mutandis, ecco, per le grazie un po' meno forti, quindi per esempio per i fervori sensibili, quindi il senso quando noi la percepiamo, la presenza di Gesù, la sua consolazione, i suoi piccoli tocchetti, insomma, che dà alle anime buone, no? Quindi, allora, proporzionatamente, certo, quando poi Gesù ci lascia nell'aridità, noi stiamo male, insomma, no? Però una persona che c'è stato contatto a cuore, se glielo togli, è morta. Ecco, però Gesù spiega, attenzione, privazione non significa separazione. Cioè, ciò che ci priva, ecco perché anche i maestri di spirito dicono, non ti preoccupare se manca il fervore sensibile, a meno che tu non ti accorgi che tu hai commesso qualche colpa, perché a volte il nostro Signore ci priva della sua presenza per colpa nostra, perché abbiamo combinato qualche guaio e ce lo dobbiamo credere. Ma se, qui lo dice, no? Ogni qualvolta l'anima resta priva di me senza sua colpa, io risorgo di nuovo. Quindi, quando tu non avverti la presenza di Gesù, o lui ti ha lasciato perché vuole farti regali più grandi, quindi perché vuole stringersi ancora di più a te, perché privarsi non è separarsi, ma soffrire. E Gesù è contento che noi gli offriamo il nostro dolore, di non sentire proprio il dolore, cioè, e qui dobbiamo anche chiederci, io soffro per l'assenza di Gesù, punto interrogativo, o no? Se non soffro per niente per l'assenza di Gesù, vuol dire che io la presenza di Gesù ancora non l'ho gustata, e se ancora non l'ho gustata non è perché Gesù non me la vuole dare, ma perché non mi sono messo in condizione di gustarla. Quindi comincia a imparare a pregare, se vuoi, comincia a dedicarti alla preghiera profonda, non soltanto alla preghiera vocale, altrimenti questo non lo vivrai mai. Allora, privazione non è separazione, ma è morte, dolore mortale che bisogna offrire, e durante questo tempo nuove conoscenze, nuovo amore, nuove grazie. Ecco. E la Madonna anche questo lo ha vissuto, cioè dice, ma la Madonna non è mai rimasta priva di te. Ma quando mai? La Madonna è rimasta priva di Gesù, e come? Vagli a chiedere che è successo, per esempio, durante i 3 giorni dello smarrimento di Gesù nel Tempio, che non è morta per un miracolo, insomma, un miracolo della divina bontà, se non era morta di dolore. Va a chiedere alla Madonna come stava dopo che Gesù è asceso al cielo, insomma, era contentissima per lui, ma 25 anni priva della presenza sensibile di Gesù, lei ce l'aveva avuto vicino per 33, insomma, non è una cosa da nulla, no? Oppure quando è partito da Nazareth per l'inizio della vita pubblica, dopo 30 anni di ininterrotta presenza di Gesù, salvo quei 3 giorni del Tempio, insomma, vederlo partire, ma come non è morta di dolore, era dolore offerto anche per lei. E ha dovuto vivere la pena più grande. La pena più grande che c'è sul pianeta Terra è la privazione di Gesù. E infatti, la pena principale dell'inferno, dello stesso inferno, è la pena del danno, non è la pena del senso. Essere privati per tutta l'eternità della visione beatifica. La pena più grande delle anime del purgatorio è la privazione della vista di Dio. Certo che ci sono anche tutte quante le pene del senso per essere purificati dai peccati, c'è il fuoco, tutto quello che vogliamo, ma la più grande di tutti
è non vedere Dio. Qui su questa terra, chi non prova questa pena è perché Dio non lo conosce, per esperienza personale, lo conosce per sentito dire. Quindi ha ancora una fede, come dire, embrionale, non personalizzata, non vissuta dentro un rapporto intimo e personale con Gesù. Se non vedi quando poi Gesù se ne va, quando ti lascia senza la consolazione sensibile, come stai male? E cominci, magari forse non sarà la pena più grande della tua vita, questo ci vuole un po', perché, e ci vogliono anche grandi grazie perché questo accada, ne possiamo fare esperienza, ma sicuramente sarà una pena della tua vita, e non come per la totalità degli esseri umani, che il fatto che non ci sia Gesù non gliene importa assolutamente nulla a nessuno, non se ne danno il minimo pensiero di andarlo nemmeno, diciamo così, a cercare a conoscere, no? Ecco, quindi, ecco, la Madonna su questo è stata la prima tra tutti, anche su questo, perché certamente, se non possedeva, dice Gesù, il dono della fede, la fede che quindi si prova quando non è presente dinanzi a te l'oggetto che ami, non poteva essere madre di tutti e non poteva dare questo dono ai suoi figli. Bene, o Santa Vergine Maria, nella meditazione di oggi Gesù ci ha portato a contemplare anche le tue pene, i tuoi dolori, il tuo unico contributo, non soltanto al compimento dell'opera della redenzione, ma anche all'avvento del regno della Divina Volontà sulla terra. E Gesù ci ricorda, ecco, che per preparare questo regno ci vuole lavoro, ci vuole sacrificio, ma ne vale la pena, perché all'interno di questo regno saranno finiti timori, saranno finite condanne, saranno finite pene, ci sarà la legge dell'amore, della Divina Volontà e basta, e rapporti sempre filiali e amichevoli tra creatore e creatura. Le sofferenze resteranno, dice Gesù, nessuna illusione, senza la croce non si passa per la vita terrena, ma come lui dice, e come fu anche per te, saranno solo pene di trionfo e di gloria. Aiutaci anche oggi ad essere attenti nel compimento dei nostri atti e a concorrere alla crescita e all'avvento del regno della Divina Volontà in noi e nel mondo intero. Nella Divina Volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo. Ti benedico dunque nella Divina Volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Fiat Ave Maria.